2 abbiamo la possibilità di analizzare passo passo tutte le operazioni che avvengono per ottenere quella bella barra, quel bel bulbone che tutti chiaramente aspiriamo ad avere, quello degli alimenti. Cioè, questo sarà la funzionante, funzionante. Non è solamente luminoso, ma ha anche un grado di emissione. Perfetto, ed è quello che volevo dire. Come si fa sostanzialmente con tre cose: vetro, metallo e fuoco. Quindi noi partiremo a procedere pezzo per pezzo, cominciando a modellare la base che porta gli elettrodi dove verranno montati tutti gli equipaggiamenti metallici. Ecco, ma questo vetro è particolare? Questo è un vetro particolare, è un vetro che si chiama soda calcio, e la mescola con cui che è fatto... Che non c'entra niente il calcio? No, esatto. A differenza del più comune borosilicato che è usato in chimica, ha una temperatura di lavorazione molto più bassa, è esente da piombo, per cui permette l'applicazione di contatti elettrici, ed è il tubo che è usato per fare le insegne a neon. Me lo dà una ditta di Milano, un ragazzo che gli ho spiegato il mio progetto, si è entusiasmato, lui per mestiere li ricopre di fosfori. Che poi li dà agli artisti che li sanno, quindi questo è il tubo per fare i neon di tutte le dimensioni, dal 6 mm di diametro che useremo per fare l'estrattore dell'aria, al 25 con il quale soffieremo il bulbo, e il 12 non verrà soffiato ma verrà piegato, pinzato fino ad arrivare al prodotto finito. Questo è il lotto aire con il quale verrà realizzata la prima valvola dell'aire. Lo carichiamo su questo tornetto a barra passante, verrà preriscaldato con una fiamma a bassa temperatura per una trentina di secondi, ramollito con una fiamma ad alta temperatura, deformato secondo la necessità, e riraffreddato con una fiamma più fredda per 60 secondi. Questo pezzo è la dima sulla quale io calcolo l'angolo di apertura del vetro. Possiamo partire. Il pezzo deve essere più centrato possibile. Preriscaldiamo in fiamma fredda. Il deposito di carbonio ci dà conferma che la temperatura della fiamma è molto bassa, e povera di ossigeno. Adesso diamo ossigeno alla fiamma, la rendiamo molto calda e contemporaneamente riscaldiamo l'attrezzo di grafite con il quale andremo a curvare il vetro. Noterete che il deposito carbonioso verrà completamente combusto e il vetro assumerà un colore arancione chiaro. Quello identifica il momento esatto in cui si può curvare, cioè adesso. E voilà, andiamo a raffreddare per 60 secondi con fiamma fredda. Alla fine del raffreddamento dei 60 secondi lasceremo ruotare per 15 minuti fino al momento completo del raffreddamento, così che il vetro non presenti cricche al momento dell'elaborazione successiva. Quindi la prima operazione per ottenere la sfasatura è completata. Allora, contemporaneamente, sfruttando i 15 minuti, preparo gli elettrodi per il passaggio successivo. Allora, in questa fase si preparano i passanti vetrometallo, ovvero l'elettrodo di nickel puro sul quale verranno saldati gli equipaggiamenti elettronici, e il filo passante nel vetro che è fatto di lega di me, ha lo stesso coefficiente di dilatazione del vetro che usiamo, per cui quando viene pinzata nel vetro fuso crea una sigillatura perfettamente stagna. Vengono saldati due fili
diametro 0,8 mm il nichel, 0,35 il negadume, e vengono saldati in modo autogeno, ovvero con un cortocircuito a bassa tensione continua. Quindi si preparano i pezzi a misura. Vengono raddrizzati mediante lo sfregamento di due superfici piatte. Risulta perfettamente raddrizzato. Caricato sull'elettrodo negativo della batteria di condensatori. Si prepara sempre a misura il pezzettino di lega di me. Lo si raddrizza il più possibile a mano, tirandolo, e lo si carica sull'elettrodo positivo con un forellino micidiale da 0,35. Si dà tensione all'elettrodo di me, si prende in mano, siamo già sicuri che collimeranno. Devono essere chiusi gli occhi perché il lampo è breve ma intensissimo. Appena si sentirà lo scoppio si scollegano immediatamente i cavi e la saldatura viene fatta. 1, 2, 3. Lo si estrae e si ha una saldatura perfetta e tenacissima. Nel frattempo che il pezzo ha subito il raffreddamento completo, noi abbiamo costruito i quattro elettrodi per il nostro triodo a riscaldamento diretto, quindi due per il filamento, uno per la griglia e uno per la placca. Con l'aiuto di un calibro segniamo, sfruttando il nero fumo che è rimasto, i 3 cm esatti. Lo tocchiamo, lo sentiamo che è bello freddo. Andremo ad incidere con una punta Alvidian la superficie esterna del vetro e lo solleciteremo con una fonte di calore con un filo riscaldato. Questo lo farà dilatare in modo disuniforme e ne procurerà il taglio netto. Il rumore ci dice che il taglio è stato fatto su tutto il diametro. Possiamo procedere alla pulizia. Gli eventuali residui rimangono perché questa zona era un po' più fredda, ma con il processo di ricottura ce ne andranno via. Questo è uno strumento a filo caldo. Io con questo pulsante arrovento una semplice resistenza. Quello che può servire anche per tagliare il polistirolo? Esatto, questo è un pirografo. Quindi centro perfettamente la prima metà al taglio, do calore e conto fino a 5 mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Si è sentito un tac, quindi metà è già aperto. Si potrebbe tentare spezzandolo a mano, ma per non rischiare si ruota di 180 gradi e si riscalda anche la parte che è rimasta fredda, quindi altri 5 secondi. Ecco, si è sentito il rumore. Ora il vetro è separato, è sufficiente tirare i due pezzi e voilà, fine della costruzione del portaelettrodi. Il pezzo che abbiamo appena fatto ha dei problemi a livello molecolare, ovvero ci sono degli stress al suo interno che alla lavorazione successiva lo farebbero inevitabilmente spaccare. Lo dobbiamo rilassare, quindi il vetro viene rilassato facendo un ciclo di ricottura, ovvero viene portato a 550 gradi per 30 minuti e poi lasciato raffreddare in modo naturale, quindi dura quasi 2 ore il ciclo completo. Per quantità e facilità ne produciamo 9, li inseriamo in questa specie di grappolo
li mettiamo nel forno a infrarossi. E lanciamo il ciclo. Loro cuoceranno, verranno portati lentamente in circa 15 minuti alla temperatura di 550 gradi. Rimarranno a tale temperatura 30 minuti esatti e poi in un'ora e un quarto raffredderanno. Questo annullerà completamente tutti gli stress a livello molecolare del vetro. Ogni passaggio della lavorazione del vetro deve subire questa fase. Sono passate quasi 3 ore. Il termometro segna 36 gradi, quindi la ricottura è finita. Andiamo ad estrarre i pezzi. Si nota che sono tutti perfettamente lucidi e il nero che era rimasto dalla lavorazione precedente è stato eliminato dalle altissime temperature. Ora sono pronti per la fase di fissaggio degli elettrodi passanti e la relativa soldatura. Allora, questa macchina è la famosa pinza rotante, ovvero il dispositivo che permette di schiacciare il tubo di vetro, sigillare i passanti e permettere poi il ciclo di ricottura per evitare le cricche. Praticamente si sceglie un pezzo, lo si mette in rotazione, è un tornio verticale, va fatta la preregolazione dell'altezza, in questo caso è da abbassare leggermente. Perfetto. La particolarità di questa macchina è che schiacciando il pedale si ferma sempre nella stessa posizione, dove risulteranno i quattro elettrodi a 90 gradi rispetto alla pinza al momento che verrà chiusa. Andiamo a caricare, scegliendo prima un bel pezzo di vetro che giri bene. Andiamo ad estrarre la testata e a caricarne gli elettrodi negli appositi forellini. Quando mi calerà la vista avrò bene che è finito. Allora, lo carichiamo sulla torretta, inseriamo il tromboncino di vetro. Controlliamo che giri perfettamente in mezzo. Andiamo ad applicare agli elettrodi di nickel una piccola tasca di grafite che eviterà lo scioglimento dei conduttori al momento del surriscaldamento del vetro. Tutti alla stessa altezza. Li spingiamo dentro fino a che rimanga un millimetro tra la tasca di grafite e il vetro e controlliamo la posizione, che l'inizio del dumé corrisponda alla fine del lato inclinato della grafite. Controlliamo che il pezzo sia perfettamente centrato e diritto. Ecco, che piccolo spostamento, vedete, si troverà in questa posizione al momento della pinzatura. Preriscaldiamo le grafiti perché la temperatura deve essere mantenuta il più costante possibile, bisogna evitare il più possibile di avere sbalzi di temperatura che provocherebbero cricche. Preriscaldiamo il forno a 350 gradi. Noi andremo a portare a un colore leggermente più intenso che nella fase precedente, quindi qui il vetro serve molto molle, ma in base al colore io mi accorgo di aver raggiunto la temperatura di precollasso. Il problema di questa fase è che il vetro tende ad appiattirsi e ad allargarsi, per cui se lo faccio rammollire troppo potrei ottenere una pinzatura che non entra più nel diametro finale. Qui si parte subito con la fiamma caldissima e lunga e con
con i lembi bisogna cominciare pian pianino a riscaldare il vetro in modo uniforme a partire dal basso. Durante questa fase si nota che la lega di me riscaldandosi diventa scura. Il vetro man mano che si riscalda diventa molto lucido e questo mi aiuta a capire che si sta scaldando in modo uniforme. Ecco, comincia a prendere temperatura, si formano degli aloni arancioni al passaggio della fiamma, quindi io mi avvicino e comincerò a fermarmi. Ci siamo quasi, il vetro comincia a rammollirsi e a bombarsi. Pronti? Subito in ricottura. Tra 3 ore sarà cotto a puntino. Allora, sono passate 3 ore e mezza, se tutto è andato bene dovremmo estrarre un pezzo completamente esente da cricche. Eccolo qua, il pezzo è venuto perfettamente esente da cricche, ricotto, pronto per la fase di montaggio degli elettrodi. Andiamo ad estrarlo. Togliamo la tasca di grafite. Perfetto. Se la pinzata fosse stata troppo esagerata, avrebbe spanciato e non si sarebbe infilato nel collo del tubo. Adesso facciamo un'altra delle innumerevoli e complicatissime fasi. Dobbiamo andare a formare il bulbo sferico con l'estrattore dell'aria saldato in testa. Si parte da barra da 25 e barra da 6. Andiamo a tagliare 2 pezzi da 18 cm. Allora, il taglio della barra da 6 non rappresenta il minimo problema, è sufficiente una piccola incisione. E voilà. Stesso procedimento col filo a caldo per la barra da 22, da 25. Quindi incidiamo a mano un solco leggerissimo lungo tutto il diametro del tubo. E col filo a caldo andiamo a sollecitarne la dilatazione forzata. Li mettiamo in lavastoviglie e gli diamo un ciclo completo di lavaggio. Eccoli perfettamente lucidi e lavati e privi di ogni impurità e sporco all'interno, perché dopo non saremo più in grado di pulirli. Ora carichiamo sul tornio a barra passante un utensile particolare. Da questo lato innesterò il tubo da 25. Dall'altro potrò iniettare dell'aria ed andare a fare il soffiaggio a fiato della sfera di vetro. Controllo che giri perfettamente centrato e avvito
l'iniettore dell'aria. Ardito l'iniettore dell'aria. Con questo boccaglio io controllerò l'immissione dell'aria durante la lavorazione. Come prima cosa andremo a formare un fondo di provetta, ovvero prendiamo il tubo, lo carichiamo sull'utensile e controlliamo che giri perfettamente centrato. Con un cannello a punta speciale, detta mille fuori, andremo a dare un riscaldamento molto più diffuso e uniforme al vetro. Con la pinza io lo schiaccerò, ne tirerò via una parte e formerò un cono. Eliminerò tutti i residui di vetro e andrò a dare calore e pressione interna fino a fare un fondo di provetta perfettamente tondo. Da lì partirà la soffiatura del bulbo. Io ho tribulato perché ho dovuto fare io i calcoli del diametro dei fori, perché è pericoloso, sbagli la misura esplode. Infatti 3 o 4 volte mi sono saltati, solo che io ho sempre gli occhiali. Allora, andiamo a preriscaldare con fiamma a bassissima temperatura, ma non grassa, tutta la superficie del tubo, il che vuol dire avere una fiamma ricca di ossigeno, quindi molto calda, ma da una distanza poco ravvicinata. Con l'altra mano impugniamo la pinza e mettiamo in bocca il soffiante. Adesso vedete come si sta riscaldando, sta assumendo un colore arancione uniforme. Ci siamo quasi. Ora vado a estrarre il pezzo in più. Butto via. Elimino il pallino che creerebbe difetto. Ora vado a curvare la superficie a rendere uniforme lo spessore del vetro. Adesso andiamo a soffiare il bulbo, quindi riscaldiamo uniformemente la superficie. Al contrario di quello che si crede, la sfera va soffiata in più riprese, a partire dal fondo. Ci siamo quasi, il colore ci dice che siamo quasi pronti. Non ci avviciniamo troppo, altrimenti si possono formare delle bollicine a livello del vetro. E
La sfera è pronta per la saldatura del passante. Dobbiamo cambiare la punta dell'eliettore. Siamo ancora in una fase dove la sfera può essere aggiustata. Per esempio questa presenta un collo abbastanza brutto. Quindi io posso stondarlo di più. Ecco, così mi piace. Va a gusto personale. Abbiamo cambiato la punta, ne mettiamo una che produce un getto caldissimo e finissimo. Con questo getto di fuoco andremo a fondere la superficie in testa del bulbo e a saldarvi l'estrattore dell'aria. Cominciamo con ridurre la velocità di rotazione, che deve essere molto molto blanda. Così a occhio riesco a capire qual è il centro esatto della sfera. Sibila come un serpente. E quando diventa piccola rientra la sfera. Allora. Cominciamo a preriscaldare. E a caricare una lieve pressione interna, soffiando. Ecco fatto. Ora andiamo a sciogliere le due superfici contemporaneamente. E adesso andiamo ad applicare. Via. Liquefiamo in modo uniforme. Raffreddiamo immediatamente la saldatura. Anche se gira storta non è un problema, la riprendiamo successivamente. L'importante è raffreddare subito. Questa join è venuta molto molto bene. Quando il nero è uniforme vuol dire che è freddo al punto giusto per ricentrare l'estrattore. Andremo anche a preridurre il diametro d'uscita per permettere l'uscita agevolata dalla pompa a vuoto. Un'operazione molto delicata. Sì, soddisfacente. Il bulbo è pronto. Necessita di un ciclo di ricottura per stabilizzare tutta la struttura molecolare del bulbo e della saldatura stessa, che nonostante sia meccanicamente stabile, a livello molecolare è fragilissima. Quindi a partire dal forno freddo, utilizzando l'apposito buco, l'apposito attrezzo, andiamo ad inserire il tubo nel forno, lo teniamo leggermente sospeso, così che la forza di gravità lo tira perfettamente diritto, nonostante la centratura appena fatta. Anche in questo caso il nero fumo verrà eliminato completamente dalla fase di ricottura. Ci vediamo tra 3 ore. Sono passate le 3 ore,
dobbiamo addestrare il tubo, come potete notare il nero fumo è stato completamente bruciato dalla combustione ad altissima temperatura. Il nostro bulbo è perfettamente sigillato e pronto per l'inserimento dell'equipaggiamento elettronico. Allora, in questa postazione noi andremo a creare, a partire da questo, utilizzando lastra di nickel, filo di molibdeno, filo di nickel e, cosa più importante di tutti, il filamento fatto di tungsteno puro da 6 decimi di millimetro per il filamento. 6 centesimi. Allora, io procedo, quindi comincio con la piegatura dei supporti del filamento. Un lavoro molto manuale. Penso che agli inizi del Novecento, soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale, le lavorazioni fossero molto molto verosimili a queste, in quanto non c'era quasi nulla di automatico. Preparo l'elettrodo portaplacca con la dima. Taglio l'elettrodo che porterà la placca. Prepiego anche quello che porta la griglia per non essere impedito nelle movimentazioni successive. Ora vado a creare la griglia e la placca. Come nella prima scena del mio mentore, il signor Payard, comincio tagliando non con un coltellino svizzero, ma con una cinesissima forbice rosa, la famosa lastrina di nickel. Perché devo a questo signore l'inizio della mia febbre. Quindi ho ricavato una striscia lunga 7 cm e larga 1,5. Procedo con la piegatura manuale. Utilizzo una dima di ottone con la quale comincio a conferire una forma tonda alla placca. Arrivando in fondo utilizzo la pinza per dare la piegatura finale. La placca è formata. Taglio l'eccedenza. La placca è pronta. Una piccola sistemata. Adesso è perfetta. Pronta per l'inserimento della griglia. Andiamo a costruire la griglia. Le misure sono esattamente quelle della R della telegrafia militare, quindi diametri, spessori e lunghezze sono state precalcolate per avere alla fine un'emissione da 1,5 mA. La griglia è formata da un filo di molibdeno . Ora andiamo a sagomare 10 spire. Io calcolerò mentalmente il numero dei giri.
tutti, ma mezzo giro in più per il rientro. La griglia è pronta, ma incompleta del supporto, per cui ora provvedo a piegare gli estremi della molla, ai quali andrò a termosaldare il supporto rigido. Agendo sulla rotazione li faccio combaciare. Vado a preparare il supporto della griglia. 24 mm di nickel. Ad appiattirne l'estremità con un apposito attrezzo, non disponendo di una pressa, raddrizzo, ecco come si presenta la superficie, faccio lo stesso dalla parte opposta. Con l'ausilio della pinza metto parallele le facce e tiro per raddrizzare. Il supporto è parzialmente pronto. Vado a ripiegarne le estremità in questo modo. Una. Adesso il supporto è pronto per essere termosaldato alla griglia, quindi lo ottimizzo raddrizzandolo, adesso è qualitativamente perfetto, inserisco nella dima la griglia. Usando un'altra pinza di costruzione speciale vado a prepinzare il supporto. La distanza sono 7 mm. La semplice compressione meccanica non è sufficiente, deve essere eseguita una termosaldatura. Fatto. Inserisco anche l'altro lembo per averne la misura esatta. Adesso è parzialmente costruita. Seconda termosaldatura. E voilà. La griglia è pronta. Tagliamo l'eccesso, controlliamone il perfetto allineamento, qualitativamente perfetta. Ora andremo a inserire la griglia all'interno della placca e andremo a termosaldare i lembi per la sigillatura finale. Quindi con un semplice tac. Azioniamo sulla termosaldatrice
utilizziamo la pinza per dare la preforma, controlliamo che sia esteticamente pregevole lembo. Uno. Indissolubilmente uniti. Facciamo lo stesso dalla parte opposta. E voilà. Il gruppo placca griglia è completo e pronto per essere montato sul supporto. Si comincia termosaldando la placca alla griglia. Andiamo a pulire perfettamente dall'ossidazione dei precedenti lavori l'elettrodo. Ora possiamo procedere alla saldatura. E voilà. Ora rendiamo dritto il sistema. D'ora in poi è tutta una questione di estetica e gusto personale. Quindi si comincia tutta una paziente lavorazione. Riraddrizziamo l'elettrodo portagriglia, ora che non ci dà più fastidio. E andiamo a tagliarlo alla stessa misura della fine della placca. Adesso andiamo a saldare la griglia al relativo elettrodo, quindi pulizia. Ecco, sistemiamo bene. Faccio notare che non l'ho tagliato prima perché ho bisogno di avere il supporto della griglia che combaci per avere l'esatta sensazione di avere costruito un insieme piacevole. Facciamo scavalcare. Prepariamo la pinza alla saldatura manuale. Allora, esteticamente ci sono due modi, o così o così. A me piace di più in questo sistema. Termosaldo la griglia. Fatto. Adesso vado a centrare l'equipaggiamento. Ogni tanto controllo sempre che il diametro permetta l'inserzione del tutto. Quindi vado a posizionare gli elettrodi in modo che siano perfettamente centrati e paralleli. Ecco. Dobbiamo salire ancora un po' di qua. È stata fatta la centratura perfetta degli elettrodi, quindi la griglia è perfettamente concentrica con la placca. Tagliamo via l'eccesso. Andiamo a fissare il filamento. Uno. E due. Vedete che ha già la forma caratteristica.
si tagliano gli eccessi corrispondenti alla misura superiore al termine della griglia. Si riallargano leggermente. Ai ai ai, fa niente. Si va a schiacciare gli estremi. Uno. Andiamo a piegarli e fissiamo il filamento. Allora, dopo aver ripiegato e schiacciato il portafilamento, andiamo a fare una delle operazioni più complicate: inserire questo sottilissimo filo di tungsteno puro. Bisogna raddrizzare più possibile il filo, infilarlo all'interno della griglia, ecco, finché spunta dalla parte successiva. In questo caso la valvola è fisicamente appesa al filamento di tungsteno. Con l'apposita pinza si va a pinzare il filamento nella parte più esterna. E l'unico modo per essere sicuri che sia fissato è la termosaldatura. L'eccesso. Si chiude leggermente l'anellino dalla parte opposta senza la pressatura totale, controllando che il filamento sia inserito al suo interno. Si controlla un'ultima volta che gli elettrodi siano perfettamente allineati. Si mette in posizione il filo di tungsteno, che deve essere esattamente nel mezzo della griglia. Lo si posiziona sul termosaldatore. Ecco, vedete come si muove quello dalla parte opposta? Sono io che lo sto tenendo teso, perché devo dargli una leggera tensione che si compenserà in allungamento al momento del riscaldamento. Vado via e voilà, qualitativamente perfetto, perfettamente allineato. Un ultimo controllo di diametro, siamo pronti per il passaggio finale prima della vuotatura, sigillatura e ricottura finale. È il momento di fare il passaggio più complicato in assoluto, ovvero quello di inserire il gruppo elettronico all'interno del bulbo e fare la saldatura finale. Utilizzeremo questo complicatissimo apparecchio che ci permette di avere una rotazione simultanea del bulbo e dell'equipaggiamento elettronico. Allora, si va a caricare il gruppo elettronico su questa colonnina. Ecco, a infilare dentro così. Si fa una torsione completa perché il vetro non deve mai e poi mai toccare nulla di freddo, appena l'esplosione.
se ne controlla la centratura. Si carica il portabulbo con dei supporti di vetro per non mettere mai a contatto il metallo col vetro e si va ad inserire la cannula del bulbo. Adesso bisogna lavorare un attimo per trovarne una centratura piacevolmente estetica. Ecco. Come potete vedere, tutto gira simultaneamente. Bulbo ed equipaggiamento elettronico. Intanto il forno è già arrivato a 360 gradi, fino a che non è a 530 non si può cominciare l'operazione. Una fiamma poderosa e lunghissima comincerà a riscaldare piano 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 il vetro, insistendo nel punto dove verrà fatta la fusione. La gravità tirerà verso il basso l'eccedenza di vetro e la saldatura sarà perfetta. Verrà messa immediatamente in ciclo di ricottura. Siamo a 400 gradi, siamo quasi pronti per cominciare. L'utilizzo del fuoco è totale. 420, quindi quasi ora. Comincio molto molto da lontano, lo dico poi quando voglio, quando andare indietro. 450, ecco che comincia a apparire il primo alone arancione. Adesso posso concentrarmi su un unico punto. Adesso non è più possibile tornare indietro. Con la valla spacca. Il tubo sta cominciando a deformarsi. Togliti. Comincia ad andare indietro. E voilà, comincia la ricottura. Come potete vedere, la gravità ha fatto collassare il vetro. Appena toccato l'ottone freddo è esploso e mi ha permesso di estrarre il bulbo e di metterlo in ricottura. Andiamo ora a fare l'ultimo passaggio, che è quello della formatura del vuoto spinto all'interno del bulbo. Caricheremo in questo modo la valvola e il suo estrattore. Cominceremo a fare una prevuotatura a vuoto medio con accensione del filamento, riscaldamento del vetro con celle infrarossi e riscaldamento a induzione degli equipaggiamenti metallici interni, al fine di espellere tutte le molecole che potrebbero rimanere all'interno del bulbo. Quando lo strumento dirà che il vuoto è arrivato a un livello sufficiente per la termoionica, in questo caso il mio sistema riesce ad arrivare a 4×10⁴ millibar, appena sufficienti per la termoionica, andremo con un cannello speciale a sigillare in questo punto e a quel momento la valvola è completamente finita.
Allora, adesso andiamo a caricare sulla testata di vuotatura il gruppo. L'OR. Doppia guarnizione. Inseriamo. Molto delicatamente. Gli equipaggiamenti sono esattamente in mezzo al campo magnetico a radiofrequenza e mentre andremo in funzionamento spegneremo la luce e si vedranno rossi. Ancora macchina esclusa, accendiamo la prima pompa vuoto. Attenderò che il vuoto medio arrivi al massimo della capacità della pompa. Fornirò a questo punto il vuoto al bulbo. Lo terremo chiuso per precauzione perché è l'unico momento in cui potrebbe implodere, proiettando vetri verso l'esterno. Chiudiamo. Delicatamente andiamo a mettere sotto vuoto il bulbo. Sentite il cambiamento del rumore? È l'aria che era rimasta in questa porzione che comincia a essere evacuata. In questo momento è possibile riaprire perché l'implosione sarebbe venuta solamente al momento della prima depressurizzazione. Ora in questo momento comincio a collegare gli elettrodi relativi al filamento per dare la prima accensione per espellere i gas occlusi nel filamento di tungsteno. È la stessa pratica che si faceva anche allora, per le grandi produzioni veniva fatta prima di saldare l'equipaggiamento al bulbo, venivano accesi decine e decine di filamenti allo stesso momento in una camera a parte per poi essere montati successivamente. Adesso io scalderò il vetro e manderò a calor rosso l'equipaggiamento metallico con l'oscillatore a radiofrequenza. Adesso proveremo l'ebbrezza di quando Edison ha acceso la sua prima lampadina. Wow! Sì! Sì! Trascorso il tempo necessario dove il medio vuoto è arrivato al massimo, ora aziono la pompa di fusione molecolare d'olio. In 10 minuti spingerà il vuoto a 6×10⁴ millibar. A quel punto andremo a sigillare. Ora con questo speciale cannello a doppia punta andremo a separare il bulbo dall'estrattore, in quanto il vuoto è arrivato a pieno regime, anzi meglio delle aspettative perché siamo già a 5×10⁸. Lo estrarremo acceso. Questo è un momento delicatissimo. Ecco che il tubo comincia a collassare. Pronti per la separazione. E voilà!
cosa dire, la valvola è finita, le misure elettriche ne determineranno le caratteristiche, la mano è espressamente artigianale, ho capito che all'inizio del Novecento era veramente difficile ottenere un prodotto, oggi così semplice, ma all'epoca di totale ingegnerizzazione, rappresentava il non plus ultra della tecnologia.